Volevate Visage? Proviamo Visage, dai, diamogli una seconda possibilità. Questa parte l'avevamo già vista. Con la live, quindi ok, spara, carica tutto, buttati tutto nel caricatore e sciotta. Vai sereno, sciotta, non ci sta manco a pensar troppo. Che lunga, passa la voglia, eh. A una certa veramente. Dai, sentitela. Ok, l'abbiamo fatta. È stato impegnativo, ma ce l'abbiamo fatta. Vai, ecco, col revolver. Caricatela proprio da pistolera. Prossimo. Abbiamo fatto un torto a nessuno, quindi. Tranquilli. Ok. Finalmente tocca a noi adesso. È proprio qua. Come comincia, sembra solo enigmista. Oh, non si zoppica più, eh. Questa è la vicina, questa non mi ricordo. Salve. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. No, non ti preoccupare. I Tutto a apologize for posto. that, but I'm getting a bit worried. Devo I mettere i haven't seen sottotitoli, you out però. of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? Dico che va tutto All bene. right. Bye bye. Bye bye, salve. Prego. Attenzione, scendiamo. Allora, per chi non conoscesse questo titolo, fondamentalmente il problema più grosso è la sanità mentale. Il livello di sanità del tuo personaggio influisce sul tuo gioco. Restare troppo a lungo al buio ridurrà il livello di sanità del tuo personaggio. Tale livello è indicato con l'icona a forma di cervello che si trova nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Se l'icona è visibile chiaramente, significa che la salute mentale del tuo personaggio è molto bassa e potrebbe accadere eventi pericolosi. L'icona a forma di nuvola rossa appare quando ti ritrovi in una situazione di stress psicologico, che a sua volta riduce il livello di sanità mentale del tuo personaggio. Ok, noi ci accendiamo.
le luci che non funzionano e quindi la risolviamo. Ecco, quando ci succedono queste robe ci mandano in sbattimento. Si verificano in modo casuale nel corso del gioco, impara a identificarli poiché ostacolano il tuo cammino e riducono drasticamente il tuo livello di sanità mentale. Il livello di sanità mentale del tuo personaggio influisce a sua volta sulla frequenza di comparsa di eventi paranormali. È il circolo vizioso. No, accendi. Bravissimo. Allora. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the cosa dobbiamo fare noi? On another note, today we got a special guest with us and we're gonna have a possiamo cambiare la lampadina. Le lampadine possono essere utilizzate per imparare lampade e lampadari. Fa una grinza. Adesso cambiamo qua. Ripara. Ale. Eh? Che bella cosina che abbiamo fatto. Dunque, prendi questo oggetto per iniziare il capitolo. No. Prendi questo oggetto per iniziare un capitolo. Per poter iniziare un capitolo diverso dovrai prima completare questo. Allora, no. E vediamo se ci sono altre cose. Perché mi è stato detto di questo qui è un po' impegnativo. Soprattutto io l'ho già fatto quello lì. Cioè una parte. Quindi magari. Porca troia. Vediamo di farne un'altra. Problema. Non ho idea di come fare. Quindi. Facciamo questo. Oh, se non ce n'ho altre. Non ho veramente idea. Nel gioco troverai due tipi di oggetti, oggetti chiavi e oggetti dinamici. Gli oggetti dinamici vengono conservati nell'inventario dinamico, in genere possono essere scartati. Gli oggetti chiave sono essenziali per il tuo avanzamento nel gioco e vengono conservati nell'inventario chiave. Ok, sì, accetta, non so che altro fare. Capitolo di Dolores, un sogno contorto. Oh. Questo è. Andiamo un po' a vedere di sopra. Raccogli. Le pillole agiscono da coadiuvante per la salute mentale del tuo personaggio. Sono essenziali per la tua sopravvivenza. Quando il tuo livello di sanità è estremamente basso, rappresenta l'unica soluzione per farti rinsavire. Qua non ci possiamo andare. Hai trovato un biglietto. C'è che la chiave del garage l'avrei lasciata nella tasca di jeans nella lavanderia, come sempre. Ringraziami dopo, tesoro. Ok? Va bene. Scusami, ma qua la luce c'è o no? Ah, vedi che illuminiamo tutto. Siamo arrivati nella stanza di avanzamento. Questa stanza contiene tutti gli oggetti che rappresentano i tuoi progressi di gioco. Questi oggetti vengono raccolti in modo diverso, incluso al termine di un capitolo. Una volta raccolti appariranno automaticamente nella stanza di avanzamento. Ok. Cosa... Va bene. No! Ho preso le pillole, per sbaglio.
Ok. Spinga. No, accenda, accenda, va. Va là che è meglio. Ok. Spingi con un po' di determinazione, grazie. Interagiamo. Vabbè, è uno specchio. Era uno specchio. Il fu specchio Pascal. Oh, si è aperta qua la porta. Perfetto. Ekenen. Accendiamo le luci. Tutto a posto, tutto tranquillo. Bene, bene, bene. Oh, c'è una chiave. Questa è la chiave del basement, del seminterrato. Scusi. E anche. Attenzione, c'è roba là sopra. Questa. No, lasciamola accesa che fa luce e ci piace. Qui non si può aprire. Da ste parti cos'è che faceva? Ok. Oh, qui c'è lo specchio. Lo specchio sembra mostrare una stanza da casa e va bene. Questo? Fa strada lei? Sì, ma una lucetta, guarda qua. Qua ci smatteggio. Salve. Ormai che ho il pilone in mano, va. Dico, strada. Ok. Eccola qua. Che bellezza. Sì, ma ricordavo sta parte qua perché in live me l'aveva detta la gatta. Però non mi ricordavo che appariva il tizio che bisognava seguire. Perché sennò effettivamente come ci arrivi? Ok, abbiamo trovato il gancio. Adesso tiriamo giù la cosa in soffitta. Ok. Non so perché è venuta la macchia. Non ho idea al riguardo. Maledetto accendino, me lo devo procurare prima possibile, se no è un problema. Eccola. Interagiamo. C'è una scatola. Ok. Questa porta è chiusa. E c'è luce. E c'è luce, perfetto. Un bambino, speriamo che non venga fuori all'improvviso. Qui qualcuno ha smatteggiato davanti alla Madonna, che non è proprio una bella cosa.
cosa da fare, eh. Oggetti chiave che puoi conservare. Oggetti chiave che possono essere utilizzati un numero indefinito di volte possono essere conservati nel mondo di gioco. Osserva bene l'ambiente che ti circonda per trovare queste aree di deposito. Ok, ho trovato una musicassetta. E suppongo che comunque la musicassetta vada qua. In questa storia di Dolores, i suoi sintomi sono peggiorati. Schizofrenia, disturbo bipolare, bene. Psicosi e demenza, ok. Finta? Ah no, piange. Oggi mi ha detto che spesso sente la sua voce. Sequenza di 5 numeri del baby monitor. La sua casa interiore. E qual è questa? Magari la cassaforte. Non so, dimmi te. Va bene. C'è un simbolo musicale nella scatola. Ok. Questi sono tutti indizi da tenersi da cariche. Potrebbero servire. Pare che manchi qualcosa. Aha. Ok, via. Prendita sta pantofola, va. E adè. La pantofola. Qui. Quindi posto? Se dal baby monitor mi dai 5 numeri, io me ne gioco anche. Quindi c'è la base, ma manca il baby monitor. Ok. Qua c'è una roba. Porca miseria. Pa 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 pa. Ah, è vero, devo evitare. A me piace. Cose divertenti. Mi dondola tutto. Dici, ta, fai una golata di pillole. So che ti conviene, sai? Fatela sta golatona. Accendino io vorrei trovare, però. Oh, seguiamo il sangue? Sembra una buona idea, no? Chi non lo farebbe? Sicuramente c'è qualcosa di interessante. Sempre meglio seguire il sangue che seguire i ragni, comunque. Così. Tiro? Storia. Isaac. Questo sembra quando avanzi di livello in Isaac. Ah, devo... no, ho sbagliato, scusate. Eh sì, andiamo. Ale. Bello. Eccene. E c'è un'incongruenza qua. Da dove? Ah, ok. Dove arriviamo qua? Su questi intercapedini. Ah, me la ricordo questa parte, sì. Sì, ma ricordo. Visto. Gira.
Ma... però... come facciamo? Se non la vedo... ma se non la vedo è un problema. Signora, io le posso anche venire incontro se vuole. Un attimo, una situazioncina al corazon. Abbiamo scoperto quanto può essere profonda la tana del bianconiglio qua, signori. Meno male che c'è Cristo che ci accoglie. Ah beh, siamo arrivati qua. Apri, apri. A mandar via da sta follia qua, va là. Fammi uscire, fammi uscire, via, basta. Va bene, signori, io ho salvato. Direi che il video è durato abbastanza, volevo fare un po' di tagli, un po' di robe di situazioni, però è durato, è durato. Allora, siete contenti che ho portato Visage? Siete contenti che facciamo un horror serio? Vabbè, ho capito, ma qua uno non può stare sereno un attimo, che sta facendo la chiusura, gli partono le situazioni. Cioè, un attimo, insomma, un po' di professionalità. Detto questo, commenti, like, condivisioni, buttate giù un po' di tutto. Io vi ringrazio per essere stati qua in mia compagnia nel mio horror show. E ci vediamo al prossimo video, sempre qui, su Last Games. Un saluto a tutti, belle mie fanti.